Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Come potete notare, oggi abbiamo uno sfondo più a tema witchy perché ho decorato per Halloween e avendo creato questo angolino non potevo non sfruttarlo per qualche video. Ve la faccio vedere meglio. Premetto già che probabilmente oggi sentirete più del solito il rumore delle porcelle, perché stanno letteralmente dietro di voi, perché loro di solito stanno qui esattamente dove sto girando io in questo momento e per l'occasione le ho trasferite un metro più avanti da appunto riuscire a starci per sfruttare l'angolino witchy. Io direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e iniziare subito con il video, che come avrete letto dal titolo si tratta di un video make up con una nuova palette che in realtà non è assolutamente nuova sul mercato, è nuova per me perché la volevo da un sacco di tempo e finalmente ora tra le mie mani, e sto parlando della Huhu Honey di Colourpop. Questa è la palette al suo interno. Ho preso questa palette sul sito ufficiale di Colourpop in una giornata in cui per non so quale occasione avevano messo la spedizione gratuita in tutto il mondo. Era veramente conveniente soprattutto per prendere una palettina, perché tipo la spedizione non dico che costa come la palette, però quasi. Io per questo pacco ho pagato una tassa di circa 5 euro, che non è la dogana, perché la dogana la pagate dai 21 in poi, però con Colourpop e altri siti che non hanno varie tasse, dogane, qualsiasi cosa inclusa nel prezzo quando la pagate, insomma spedizione e tutto quanto, rischiate comunque di pagarsi sopra qualcosina. Mi era capitato anche con due degli scorsi pacchi di Dolski, però a quanto pare dovrebbero aver diciamo sistemato questa cosa, così che quando vi arriva il pacco non dovreste in teoria avere costi aggiuntivi, perché dovrebbero già essere stati tutti pagati nelle spedizioni, comunque quando fate l'ordine online. Ve lo farò sapere perché ho fatto un nuovo ordine da Dolskis giusto un paio di giorni fa e quindi staremo un pochino a vedere se sarà effettivamente così o no. Penso di sì sinceramente, perché scorsa volta non c'era quel banner, quindi. Comunque sono passati tipo 5 minuti e mi sono già persa in tantissime chiacchiere, io direi di iniziare effettivamente questo video e per l'occasione vado a mettere la fascetta diavolo. Eccola qui, non vi dico da dove l'ho presa perché lo scoprirete nel video di settimana prossima. Mi sono avvicinata un pochino per farvi vedere meglio il look e come prima cosa vado ad applicare un primer. Utilizzo la rugiada per makeup di Neve Cosmetics. Vado ora con un pennellino a punta a prelevare Baskill, che è il colore più scuro della palette. Non è in realtà scurissimo, quindi io oggi voglio fare un look solamente con questa palette. Probabilmente se facessi un look del quotidiano ci accosterei magari un'altra palette con un marrone molto scuro. Poi ovviamente dipende anche dal look che volete andare a fare. Oggi non sono super comodissima in questa posizione, che sono tipo per terra. Tra l'altro il pavimento è anche un po' freddino. Era l'unica soluzione per sfruttare quest'angolino. Comunque vedete, non è scurissimo. È anche un colore un po' particolare secondo me. Questo non a tutti magari potrebbe piacere. Lo vado a picchiettare per cercare perlomeno di tenerlo il più scuro possibile e vado ora con un pennello da sfumatura con Totally Buggin' a sfumare la situazione. Ho cambiato il pennello e ho utilizzato uno un po' più piccolino perché l'altro mi sembrava un po' troppo ampio per la sfumatura che volevo andare a ricreare. Tra l'altro ho pochissimi, veramente pochissimi pennelli che ce li ha tutti da lavare, quindi è anche un po' una challenge trovare dei pennelli adatti tra quelli puliti. Vado ora a sfumare con Sweet Spot, che poi raga non ho fatto una base bianca, cioè non ho usato un primer chiaro, quindi i colori si vanno un po' più ad amalgamare con la mia pelle. Se avessi messo una base bianca probabilmente il giallo sarebbe risultato come nel pen. Ok, come vi stavo dicendo prima, utilizzando questa palette da sola questa è l'intensità maggiore che riuscirete ad ottenere, non avrete un look più scuro di questo appunto perché non ci sono colori più scuri. Sto per andare ad applicare la mia base per i glitter di NYX, per applicare poi Palusa, che è la cialda glitterata della palette, ed è stato uno anche dei motivi per cui mi sono innamorata di questa palette. Beh raga, che dire, sono bellissimi questi glitter. Tra i glitter e Baskill ho applicato un pochino di Quimby giusto per fare la transizione. Adesso vado a fare lo stesso look sull'altro occhio, applicare eyeliner, ciglia finte come al solito, e noi ci rivediamo fra pochissimo, almeno per voi fra pochissimo, per me sarà un'eternità. Eccomi di ritorno, ho fatto lo stesso make up su entrambi gli occhi ovviamente, e intanto che la colla delle ciglia finisce di asciugarsi vado ad applicare il primer. Utilizzo questo di Essence, prima preferisco spruzzarlo sulla mano perché ha un getto abbastanza potente e non vorrei che mi andasse a sciogliere il make up. E passo ora ai correttori, vado ad applicare l'arancione di Yves Rocher sulle occhiaie per contrastarle, sfumo con il mio solito pennellino, ovviamente sono rimasti dei glitter sotto.
posto perché non sono riuscita a toglierli. Non avevo dubbi. Di solito quando utilizzo dei glitter inevitabilmente vanno sempre nel contorno occhi. Poi sono difficili da rimuovere. Anche comunque ho utilizzato il micellare, ma sono difficilissimi. Vado sopra ora con il correttore della mia colorazione, ovvero Rose 200, sempre Yves Rocher. E lo vado a sfumare con un pennello ampio, sfumando i bordi e picchiettando il resto. Come fondotinta per oggi ho portato lo Zero Default di Yves Rocher, sempre nella colorazione Rose 200. Vado prima con il pennello di Spectrum di 04 a sfumare il fondotinta. Dopodiché penso che lo andrò a tamponare con una blender per togliere l'eccesso. E perché sapete che in generale mi piace molto come effetto. Comunque fatemi sapere con un commentino se voi avete già decorato per Halloween. Io da tradizione decoro sempre il primo ottobre. Quest'anno ho decorato insieme ad una mia amica. Mi sono divertita un sacco. Tra l'altro penso che sia venuto anche un ottimo risultato che ve l'ho fatto vedere su TikTok, quindi mi raccomando andatemi a seguire lì. Passo ora alla blender, ovviamente l'ho già lavata, tra l'altro la dovrei anche cambiare perché è ormai diventata color fondotinta nonostante sia appunto lavata, ma è rimasta impregnata del colore. Vado ora a settare la situa con la Pro Filter di Fenty Beauty, io utilizzo la colorazione Butter, e vado con un pennello da cipria a sfumarla sul resto del viso. Giunti a questo punto vado a fare un po' di contour con la Hoola di Benefit. Eccomi di ritorno al look completo. Vi dico velocemente che cosa ho utilizzato. Come matita nera ho utilizzato questa di Trousse, che non ho mai provato, me l'ha presa mia mamma in farmacia, quindi proviamo a vedere un po' com'è. Mentre per le labbra ho utilizzato in combo la matita di Kiko 531 marrone, insieme al Dreamy Liquid Lipstick di Nabla nella colorazione Coco. E niente, questo è il look terminato. Fatemi sapere con un commentino che cosa ne pensate, se avete mai provato dei prodotti Colourpop e se vi piacciono, come vi siete trovati con spedizioni e tutto quanto. Io ora corro a registrare l'haul che vedrete prossima settimana e nulla, io vi mando un bacione e noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovissimo video. Ciao!